C'è stata molta baraonda sui giornali, i partiti politici, l'opposizione, ma questa legge, a favore delle intercettazioni, scusate, c'è soltanto una piccola nomenclatura, una piccola lobby, piccola numericamente piccola, di magistrati e di giornalisti. La grandissima, grandissima maggioranza degli italiani è stanca di non poter usare il telefono per tema di essere spiata. Questa riunione è stato votato praticamente all'unanimità da tutti i presenti ed è vincolante per i nostri senatori, per i nostri deputati, per cui la legge, come uscirà dal Senato, sarà votata anche alla Camera dei Deputati. C'è stata una sola astensione, di cui mi spiaccio, ed è stata la mia. Allora, quello che è successo è che una legge che viene chiamata per finta legge anti-intercettazioni, in realtà è una legge per la difficoltà di indagare. Cioè, immaginiamo che voi siete quelli a cui hanno rubato una macchina. Ebbene, dovete sapere che la polizia, e non lo dicono quelli dell'opposizione, lo dicono i poliziotti, adesso non può più fare un'intercettazione nella carrozzeria dove si smontano i pezzi e magari deve chiedere la proroga a un magistrato, cioè non si può più indagare. La promessa della destra, che era più legalità, più giustizia, più severità, viene infranta da questa legge che rende difficile indagare prima di tutto per i poliziotti. Poi quello che tocca ai giornalisti, che non vi possono informare, non vi possono raccontare che cosa è accaduto, non avremmo potuto raccontare di Scajola, questo è quello che è accaduto in questo paese oggi. E questa legge Berlusconi ha finto, ha chiesto l'ergastolo e poi ha chiesto la pena di morte e poi ha dato l'ergastolo e quindi adesso piange come se fosse stato colpito. In realtà ha ottenuto quello che voleva, imbavagliato la stampa e frenato le mani di chi vuole indagare. Domani intorno alle 11.30 cominceranno le dichiarazioni di voto dopo che il governo ha chiesto la fiducia. L'opposizione è su tutte le furie perché dicono dal PD, ha detto Anna Finocchiaro parlando con i cronisti al termine dell'ufficio di presidenza, si tratta di una richiesta illegittima in quanto in aula, proprio stimolato da Anna Finocchiaro, Vito ha spiegato che il governo ha autorizzato la fiducia il 25 maggio scorso, quindi su un testo molto diverso da quello su cui oggi si sta discutendo. Le do la parola, Presidente Finocchiaro, ci mancherà, il capogruppo parla, ma le posso garantire, le do la ne mia sono parola sicura, d'onore, Presidente. Che non mi era arrivata la richiesta. Non spenda la sua parola d'onore, non è il caso, ne sono assolutamente sicura e non voglio metterla in difficoltà, volevo chiedere alla cortesia del Ministro Vito di spiegare quando è stata autorizzata dal Consiglio dei Ministri la posizione del voto di fiducia. Certo, prego, signor Ministro. No, Presidente, naturalmente la richiesta della Presidente Finocchiaro è assolutamente legittima e doverosa, anche io sono stato capogruppo di opposizione, è stata autorizzata dal Consiglio dei Ministri nella seduta dello scorso 29 maggio. La seduta è sospesa. Il più duro è Di Pietro, la definisce una legge fascista. Perché blocca l'attività di indagine dei magistrati e impedisce l'informazione di far sapere come stanno le cose all'opinione pubblica, noi faremo resistenza dentro e fuori il Parlamento per liberarci al più presto di questo sistema fascista e periodista. Questo voto di fiducia su questo provvedimento dimostra esattamente che quel che è Berlusconi e la sua maggioranza. Lui è un dittatorello da staterello sudamericano d'un tempo che non vuole confrontarsi col voto in aula, ma non col voto della minoranza, perché lui lo sa già che qui formalmente dovrebbe avere una maggioranza, ma per evitare che la sua stessa maggioranza si vergogni di quel che vota, gli impone la fiducia. E nello stesso tempo egli dimostra appunto che non ha in alcun conto la Carta Costituzionale, che dice appunto che le leggi lo dovrebbe fare il Parlamento. Il provvedimento è chiaramente incostituzionale, sia sotto l'aspetto che impedisce ai magistrati di fare il loro dovere, sia sotto l'aspetto che impedisce all'informazione di esercitare il diritto dovere di informare. E il problema di fondo è che lui vuole fare una cosa in più, vuole intervenire sulla Corte Costituzionale per obbligare a decidere come vuole lui, addirittura minacciando che lì ci comincia a mandare anche delle persone che stanno a lui vicine e non che sono vicine alla legge. Ecco, delegittimare gli organi costituzionali dello Stato, la Corte Costituzionale, il Capo dello Stato, il Parlamento, la magistratura, vuol dire semplicemente portare il nostro paese alla deriva democratica. Pensate anche a forme di disobbedienza civile, come la diffusione delle intercettazioni attraverso siti di diritto straniero?
Noi faremo qualcosa di molto determinato, raccoglieremo le firme per abrogare questa legge. In secondo luogo noi, come parlamentari, leggeremo in aula alla fine di ogni seduta tutti quei racconti giudiziari che questa nuova legge impedisce di raccontare. E le racconteremo e in streaming, in diretta, le trasmetteremo attraverso siti dell'Italia dei Valori che abbiamo rubricato e che ancora andiamo a mettere come sede in paesi esteri, in modo che fuori dal nostro Italia rimanga almeno la libertà di informare. Potrà pure ottenere la fiducia da parte dei suoi sodali all'interno del bunker del Parlamento, ma nel paese è una truffa politica quello di aver preso il voto dai cittadini per fare delle leggi che impediscono ai magistrati di investigare e di scoprire i colpevoli e a voi dell'informazione di poter informare i cittadini. Per questa ragione noi raccoglieremo le firme per un referendum che è per verificare se davvero, come lui crede, ha la fiducia dei cittadini o se invece, come io penso, lui con questo provvedimento ha chiuso con i cittadini italiani. Noi abbiamo annunciato l'occupazione, siamo dentro, ci passeremo la notte, c'è stato un momento di dibattito serrato perché sembrava che non ci avrebbero permesso di andare al gabinetto. Francamente mi sembra una misura un po' troppo così coercitiva. Penso che invece abbiamo ottenuto questa possibilità, cosa che mi sembra il minimo di decenza possibile e immaginabile. Dormiremo poco, parleremo, leggeremo. Domani c'è il voto di fiducia e quindi noi ci opporremo nella maniera più convinta al passaggio del voto di fiducia. Replicheremo i nostri ragionamenti sull'assurdità di impedire alla magistratura e alla polizia di usare le intercettazioni, che è una cosa altrettanto pericolosa di quella di impedire alla stampa poi di parlarne. Tanto io sto tutta la notte. Però portami il computer. Ah, ok. Va bene, ciao. Allora, non abbandonatela. Non abbandoniamola. Buona continuazione, ciao. Oggi è stata scritta una bruttissima pagina della nostra Italia. È stata posta l'ennesima fiducia a un provvedimento che vuole non solo imbavagliare la stampa, ma che vuole anche impedire ai giudici di svolgere le loro indagini, esercitare l'azione penale e quindi poter dare giustizia a tante vittime dei reati. È l'ennesima fiducia che il governo Berlusconi mette su un provvedimento che invece avrebbe richiesto un ampio dibattito in aula, sottraendo quindi al Parlamento, che è il luogo dove si fanno le leggi, la possibilità di discutere di provvedimenti che alla fine incidono sulla pelle dei cittadini. Siamo all'interno dell'Aula del Senato per dimostrare l'attaccamento che abbiamo nei confronti delle istituzioni repubblicane. È un gesto estremo che avevamo preannunciato, perché noi vogliamo che il Paese sappia che da Palazzo Grazioli non si possono impartire ordini. Le istituzioni, il Parlamento, la Corte, il Quirinale, tutte quelle di garanzia, devono poter far giungere la voce libera al Paese. È un disegno di legge sulle intercettazioni che sta distruggendo la democrazia, che imbavaglia la stampa, che ammanetta la magistratura, che dà poca sicurezza ai cittadini e serve soltanto alla casta, alla cricca. Abbiamo occupato l'Aula del Senato questa sera per manifestare la nostra netta contrarietà, come quella di tanti italiani onesti, a questo provvedimento vergogna che ancora una volta il governo Berlusconi ci propone. È una legge vergogna che noi vogliamo combattere fino in fondo. Non ci hanno impedito di presentare i nostri emendamenti in aula, di discutere, di dibattere per migliorare questa legge, che ho detto prima, è uno scempio.
Siamo qui per testimoniare che abbiamo bisogno di valori, di democrazia e di salvaguardare la nostra Costituzione italiana. Rimarremo qui ad oltranza per far valere le nostre ragioni.